adoro con tutto il cuore, invoco il nome tuo, immerso nel tuo amor, Dio santo re dei re. Son qui davanti a te, contemplo la tua maestà, la luce del tuo amor che vive dentro me. Decisi e forti nella fede, di Padre Livio. Edizioni Sugarco. Oh Gesù, guarisci il mio cuore, perdona tuo figlio, a te tornerà. Ed ora ai tuoi piedi mi voglio prostrare, e nelle tue mani la vita offrire a te. Tutta bella sei Maria, non v'è ombra e macchia in te. Radio Maria è sempre con te. Radio Maria, in collegamento con la parrocchia Santa Maria Assunta a Casandrino in provincia di Napoli, trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Buon ascolto in comunione di preghiera. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Maria, dallo studio mobile di Caserta. Ci troviamo nel santuario Maria Santissima Assunta in Cielo a Casandrino, provincia di Napoli, per la recita del Rosario, dei Vespri e della Santa Messa. Celebrano Don Ernesto Miele e il viceparroco Don Antonio Scarano.
Ora brevi cenni storici sul luogo in cui ci troviamo. Il santuario Maria Santissima Assunta in Cielo si trova in Casandrino, un comune in provincia di Napoli, incluso nella diocesi della città di Aversa. La costruzione della parrocchia santuario risale con molta probabilità alla fine del 1600 su una struttura già esistente. Attraverso l'opera di riammodernamento e di restauro voluta da Don Peppino Vitale, la chiesa è stata elevata a santuario agli inizi degli anni 90. È ricca di stucchi ornamentali risalenti ai primi del Novecento, voluti da Monsignor Stefano Landolfo. La chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, anche se la statua iconograficamente non rappresenta l'Assunzione, ma una Madonna con bambino. Si presume che la statua della Madonna con bambino sia stata ritrovata da un contadino in località di Lago Patria, posta su un carretto trainato dai buoi e portata a Casandrino nella solennità del 15 agosto. Si narra tra l'altro che dove i buoi si siano fermati dopo il lungo cammino sia sorta la chiesa. La festa patronale che si svolge nell'ultima domenica di agosto, infatti, rievoca questo mito di fondazione, cioè l'arrivo della Madonna su un carro. Raccogliamoci ora in preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, benedetto è il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, mentre le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'angelo Gabriele a Maria. Per questa vicina preghiamo per tutti coloro che desiderano avere un figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Preghiamo per gli anziani soli e abbandonati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù a Betlem. Preghiamo per tutti i bambini mai nati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Preghiamo per tutti gli ammalati e sofferenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Quinto mistero gaudioso, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Celebriamo la Santa Messa nella 16ª settimana del tempo ordinario, lunedì, con i Vespri. I Vespri li prendiamo da lunedì della 4ª settimana del Salterio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per oggi, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Ringraziamo perché la Madonna ci ha voluto fare questo regalo. Con noi c'è Radio Maria, e questa radio che sta facendo tanto bene in tutto il mondo. Ringraziamo Padre Livio, ringraziamo tutto lo staff di Radio Maria, perché è stata una grazia che ci è arrivata. E allora
davvero vogliamo celebrare questa Eucaristia per tante cose, in particolar modo per gli anziani, per gli ammalati, per questo periodo che tutta l'umanità sta vivendo. E allora ci mettiamo in profondo raccoglimento e noi tutta Casandrino siamo onorati perché la Madonna in un modo o nell'altro ancora una volta ci tiene sotto il suo manto e lo vuol far sapere a tutto il mondo. Ci sediamo e iniziamo i Vespri. Il primo Salmo, il 135, lo reciteremo di seguito in forma responsoriale. Ad ogni strofa recitata dal solista risponderemo tutti insieme: eterna è la sua misericordia. Lodiamo il Signore nostro Dio, eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio degli dèi. Eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore dei Signori. Eterna è la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie. Eterna è la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza. Eterna è la sua misericordia. Ha stabilito la terra sulle acque. Eterna è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari. Eterna è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno. Eterna è la sua misericordia. La luna e le stelle per regolare la notte. Eterna è la sua misericordia. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti. Eterna è la sua misericordia. Da loro liberò Israele. Eterna è la sua misericordia. Con mano potente e braccio teso. Eterna è la sua misericordia. Divise il Mar Rosso in due parti. Eterna è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele. Eterna è la sua misericordia. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Eterna è la sua misericordia. Guidò il suo popolo nel deserto. Eterna è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani. Eterna è la sua misericordia. Uccise re potenti. Eterna è la sua misericordia. Seon, re degli Amorrei. Eterna è la sua misericordia. Og, re di Basan. Eterna è la sua misericordia. Diede in eredità il loro paese. Eterna è la sua misericordia. In eredità a Israele il suo servo. Eterna è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Eterna è la sua misericordia. Ci ha liberati dai nostri nemici. Eterna è la sua misericordia. Egli dà il cibo ad ogni vivente. Eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio dei cieli. Eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La prima antifona. Lodiamo il Signore nostro Dio, eterna è la sua misericordia. Il cantico lo recitiamo alternandoci tra il solista e l'assemblea. Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. Lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. La sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito
per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre fedele ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Con che cosa mi presenterò al Signore, mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore migliaia di montoni e di torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Uomo, ti sei insegnato ciò che è buono e ciò che ti richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questo mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Maestro, da te vogliamo vedere un segno, ci dice il Vangelo di Matteo. Noi abbiamo bisogno di vedere, ma probabilmente a volte noi vogliamo vedere un qualcosa di spettacolare, di affascinante, un qualcosa che ci lascia sbalorditi. Gesù dice un qualcosa che forse non riescono a capire i farisei, ma dice un qualcosa di molto vero. Dice: una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, profeta Giona, che andò a convertire Ninive, ma fece un po' di resistenza. Poi andò perché il cuore di Giona capì che Dio ama il peccatore, odia il peccato ma ama il peccatore, che siamo tutti quanti noi. Allora la parola amore, Gesù dice: io do un segno grande, come Giona è stato 3 giorni nel ventre del pesce, ecco il figlio dell'uomo sarà 3 giorni nel ventre della terra, ma risorgerà. Qual è il segno allora, fratelli e sorelle? Qual è il segno? Il segno è l'amore di Dio. E qual è questo segno grande? È la croce. E perché la croce? Perché questa croce è un segno che prima di questo segno è stato seguito da parole che poi sono diventate fatto. Un giorno Gesù disse: non c'è un amore più grande di colui che dona la vita per un altro o per gli amici. E gli amici di Dio siamo tutti quanti. Allora il segno è l'amore. Come posso io capire che Dio mi ama, che qualcuno mi ama dall'onnipotenza di Dio, dalla grandezza di una persona, da quello che ha? No, il segno più tangibile è l'amore che mi dà. È l'amore che mi dà. Abbiamo detto all'inizio della Santa Messa che noi vogliamo offrire questa Santa Messa per gli ammalati, per gli anziani, per le persone che sono sole, hanno difficoltà. E qual è il segno che Dio gli sta vicino? È una persona che ama, ma non ama quando ha tempo, ama sempre, spende il suo tempo, spende la sua persona, spende la sua intelligenza, spende tutto quello che è fino alla fine. Quello è un segno. Cristo è stato un segno, Gesù è il segno di Dio, è un segno vero, visibile, che tocchiamo, anzi possiamo dire che sperimentiamo. Quando?
ogni volta che qualcuno ci ama, ogni volta che qualcuno veramente per noi si dona senza riserve, per grazia, cioè in modo gratuito, perché il cuore è gonfio di Dio, bene, quello è il segno dell'amore di Dio che ci è venuto accanto, che ci è venuto ad alleviare le nostre ferite, è venuto ad alleviare il nostro dolore. E noi invece, quando è che vediamo l'amore di Dio? Abbiamo detto sulla croce, qualcuno potrebbe dire 2000 anni fa, noi diciamo no. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questo segno, che non è solo segno, ma è realtà di tutti i giorni, è nell'Eucarestia. L'Eucarestia è segno reale, vivo, presente, adesso, tutti i giorni, di questo amore che si fa visibile. Prendete, mangiate, nutritevi di me, nutritevi del mio amore. Questo sono io. Questo è il Dio che vi ama, il Dio che ha donato tutto. E questo Dio che ci ha donato tutto è Gesù. E questo Gesù viene da un altro grande segno che a noi ci è molto caro. Approfittiamo che c'è Radio Maria, noi siamo in un santuario mariano, Maria Santissima Assunta in Cielo in Casandrino, dove la Madonna è ancora oggi segno per noi di maternità. Quale maternità? Quella di Dio. E allora voglio concludere, per non essere troppo lungo, fratelli e sorelle, questa generazione vuole un segno, ma non c'è bisogno dello straordinario. Se c'è, ringraziamo Dio e la Chiesa ci farà capire sempre. Abbiamo la grazia che la Madonna apparsa a Fatima, a Lourdes, a Medjugorje, a Guadalupe, a tante parti del mondo, e noi ringraziamo Dio di questo. Sono segni forti, ma il segno per eccellenza è l'amore di Dio sacrificato sulla croce, sull'altare per noi. E questo amore, questo segno, cammina per il mondo. Come? Attraverso di noi. Noi possiamo essere il segno di questa generazione. Di questa generazione. Malvagia? Non lo so. Nessun uomo è malvagio. Nessun uomo è malvagio. Solo l'uomo cerca felicità dove felicità non c'è. Cerca il bene dove il bene non c'è. Perché il bene ha solo un nome. Donazione. Il bene ha solo un nome. Sacrificio. Chi si sacrifica significa che ama. Allora, fratelli e sorelle, ringraziamo Dio. Ci sta riempendo di grazie. In questo momento storico dell'umanità, e chiudo, dove l'umanità ha avuto dei segni, specialmente noi cristiani, abbiamo avuto un segno molto forte. Quale? La mancanza del segno. Qual è stata? L'Eucarestia. I cristiani, per un periodo di tempo, non si sono nutriti di questo segno reale, forte, vivo, e hanno capito che è la cosa più importante. Non può mancarci l'amore di Dio. E allora vi lascio dicendo così, fratelli e sorelle, gustate e vedete quanto è buono il Signore. E il fatto che il Signore si dona è un segno grandissimo, ma Lui vuole che noi siamo anche noi segni della Sua presenza nel mondo. Andate avanti a Gesù, andiamo avanti a Gesù, come il profumo che va davanti a una persona. Siamo il profumo di Cristo, siamo il segno di Cristo. Quando qualcuno cerca Dio, quando qualcuno cerca Cristo, bene, chiediamo al Signore che lo possa vedere attraverso la nostra vita, che deve essere un segno grande e bellissimo, come è stata la Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo.
Ci troviamo a pagina 406 con le intercessioni. Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo: O Dio nostro, ascoltaci. O Dio nostro, ascoltaci. Cristo, Sole di giustizia, illumina la tua Chiesa perché annunzi alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione. Veglia sui sacerdoti e su tutti i ministri della Chiesa. La loro vita non sia mai in dissonanza con il Vangelo che proclamano i fratelli. O Dio nostro, ascoltaci. Tu, che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra. O Dio nostro, ascoltaci. Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa. O Dio nostro, ascoltaci. Libera da ogni peccato i nostri defunti, siano eternamente felici nella gloria dei santi. O Dio nostro, ascoltaci. Confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio tuo e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo come i discepoli di Emmaus alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia,
nella sofferenza e nella gioia per Cristo, tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Rita e Carolina, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, San Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono aggrediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 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 Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Presenti si preparano a ricevere Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Recitiamo insieme la preghiera di comunione spirituale. Gesù, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio, e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Il Magnificat lo recitiamo alternandoci tra il solista e l'assemblea. Senza fine ti esalto, mio Dio. L'anima mia glorifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo, alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Senza fine ti esalto, mio Dio. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, a nome di tutta la comunità parrocchiale, vogliamo ringraziare Radio Maria, Padre Livio Fanzaga, che veramente l'intuizione della Madonna ha bisogno sempre di un cuore disponibile, lui e tanti di loro, come Fiorenza, Laura, Alessandro, ecco, ci hanno tenuto compagnia. Noi siamo in periodo di festa e vogliamo veramente mettere sotto il manto della Madonna tutto il popolo di Casandrino. E oggi la Madonna ci ha fatto capire che veramente stiamo sempre di più sotto questo manto. E allora non possiamo fare che ringraziare e lodare Dio e la Vergine Maria, adesso per noi nel titolo di Madonna di Casandrino. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore e siate segno per il mondo. Andate in pace. Andiamo. Grazie a Dio. Buona serata a tutti. Ascoltatori, al termine di questo nostro incontro dal Santuario della Maria Santissima Assunta in Cielo a Casandrino, ringraziamo il coro, Don Ernesto Miele, Don Antonio Scarano, i fedeli presenti e tutti gli ascoltatori. Dallo studio mobile di Caserta vi salutiamo con affetto fraterno.